della presenza del consigliere Esposito Vincenzo, che si è messo a parlare. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che è il giuramento del sindaco. Il neo sindaco, avvocato Vincenzo Schinco, eletto sindaco di Cercola, presterà davanti a questo consiglio comunale scritto il giuramento chiesto nell'articolo 50 del decreto legislativo 267 nella formula di rito. Mi sento anche di fare un augurio alla nuova giunta, che secondo il mio modesto parere è stata composta saggiamente da un mix di giovani politici, ma anche da un ottimo e ripeto ottimo bagaglio di esperienza quale nostro sindaco municipale. La mia intenzione quindi è quella di collaborare quotidianamente e attivamente con l'esecutivo e in particolar modo con il sindaco, così come ho fatto anche nelle precedenti amministrazioni. Vigilando e concursando quindi la giunta, perché mai come oggi non si può più fallire, la gente attende delle risposte ed è per questo che noi abbiamo chiesto questo mandato e per il quale dobbiamo sicuramente lavorare. Grazie e buon lavoro a tutti. Sì, buonasera a tutti.
culturale che mi associo agli auguri di buon lavoro sia per Cristina che per i consiglieri e per i componenti dell'esecutivo. Noi abbiamo deciso in questa ultima tornata di dare un impulso, di ritornare a quello che è il valore, la verità, un scontro politico, abbiamo di dignità, uno scontro politico. E quindi la domanda che volevo fare al consigliere che mi aveva anticipato, sono riuscito a capire se è rimasto nel Movimento Democratico o se mi vede, che io leggendo dalla stampa avevo letto alcune sue dichiarazioni che non faceva più parte del Movimento Democratico ma che era indipendente, solo perché questo passaggio non mi è stato chiaro. Grazie. Prego, consigliere, vorrei intervenire. Certo. E tu hai dichiarato di stampa la mia indipendenza. Anche oggi ho dichiarato di ringraziare il dottor Baruti e quindi la mia indipendenza resta organica alla maggioranza. Confido nella comunità e nella persona del sindaco Vincenzo Vieri. No, no, per carità, è giusto far capire. Grazie. Prego, intervenire. Prego. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, mi associo agli auguri al sindaco, all'amministrazione e a tutto il Consiglio Comunale. Ritengo che qui abbiamo una grande responsabilità tutti insieme, con il distinguo del caso, forse di maggioranza o forse di minoranza, abbiamo un compito gravoso sulle nostre spalle, quello di dare a Cercola quello di cui necessita. Chiaramente ognuno per il suo ruolo ha la possibilità in questo momento di portare istanze in questo ruolo. Quindi allo stesso tempo è onorato di partecipare, ma è anche gravato di una responsabilità piuttosto forte che è quello di poter rappresentare in questo consesso, chiaramente nel rispetto di ruolo, maggioranza, minoranza, nel rispetto delle persone, quelle che sono le istanze che in realtà la gente ci ha trasferito ad ognuno di noi. E devo dire, soprattutto ai tempi dal sindaco, con maggiori voti, maggiori sono i voti, maggiori sono i pesi che portiamo sulle nostre spalle. Buon lavoro a tutti. Circa un mese di fatto è iniziato il mio mandato elettorale. Dopo la proclamazione dei consiglieri comunali ho provveduto immediatamente a nominare l'esecutivo. Oggi chiaramente portare già una relazione programmatica ben definita proprio in virtù di quello che ha contraddistinto la mia campagna elettorale. Con i tempi purtroppo dobbiamo spostarla al momento in cui riusciamo ad inquadrare le prospettive del bilancio che andremo ad approvare il 30 settembre. È chiaro che la mia campagna elettorale e il mio programma elettorale, che tra l'altro è sul sito del Comune, partiva da un presupposto, quello di risanare le casse del Comune, di operare una ricognizione analitica del bilancio, perché è chiaro che solo superando quelle criticità che anche ormai i cittadini conoscevano, è possibile poi programmare. Tra l'altro oggi ci si mette anche il governo centrale, laddove non c'è una chiara determinazione dei trasferimenti ed è difficile quindi poi per gli enti programmare. È chiaro che proprio in virtù dell'impegno assunto in campagna elettorale, poi dopo comunicherò alla Giunta, ma voglio anticipare che la delega al bilancio l'ho ottenuta proprio in virtù di quell'impegno che ho preso quotidianamente in campagna elettorale, perché non è più l'era di sprechi, è necessario centrare le nostre risorse finalizzate all'efficienza dei servizi dei cittadini. Ed è chiaro che solo riuscendo a superare quelle criticità, poi dopo andrò in modo più dettagliato rispetto alla questione attuale del bilancio, solo in quel modo possiamo poi ritornare a dare delle risposte ai nostri cittadini. Molti consiglieri comunali sono esperti, però vedo che oggi, e poi deve essere una fortuna e deve essere la risorsa, abbiamo anche tanti molti uomini, tante donne, anche giovani,
e sono convinto che veramente nell'ambito di un confronto che passa attraverso una dialettica politica che può avere dei momenti più accesi, ma può essere un bene per la comunità quando è finalizzata al bene sociale. Il primo obiettivo della nostra amministrazione sarà sicuramente quello di garantire quei servizi minimi che sono stati legati ai nostri cittadini nell'ultimo biennio, per una serie di vicissitudini che chiaramente riguardano anche una cattiva gestione delle casse comunali. È importante di dare un decoro alla nostra città dal punto di vista infrastrutturale, attraverso la gestione del verde, attraverso una riqualificazione dell'arredo urbano. Devo dire la verità, con grande spirito di sacrificio e piena collaborazione con la mia squadra e con la macchina comunale, nei primi giorni del mio mandato stiamo cercando proprio di intervenire su quelle criticità che sono presenti nel Paese. Non voglio prendere venti, perché questi sono dei semplici doveri della pubblica amministrazione, però è importante che l'ente, e quando parlo di istituzione, quando parlo del sindaco, io parlo dell'intero consiglio comunale, perché quando mi riferisco alla gente, così come quando mi interfaccio per i problemi, così come quando abbiamo la possibilità di dare delle risposte e quindi ricevere una gratitudine dai cittadini, questa gratitudine va condivisa dall'intero consiglio comunale, a prescindere che sia l'opposizione o sia la maggioranza, perché in questo modo siamo tutti più forti. È chiaro che altre sfide importanti ci aspettano, quella del PUC, laddove sarà importante e necessario dare finalmente una chiara vocazione per permettere uno sviluppo socio-economico, cercando di determinare attraverso una concertazione con tutte le attività commerciali, produttive, i professionisti, gli imprenditori, le associazioni presenti sul territorio, le parrocchie, per definire finalmente la vocazione di Cercola, perché l'ultimo piano regolatore ha frenato in modo veramente chiaro e quotidianamente noi lo sentiamo la nostra città. È importante poi che la nuova amministrazione, nell'ambito delle difficoltà che chiaramente incontreremo, cerchi di dare anche delle risposte dal punto di vista occupazionale, attraverso le poche risorse che chiaramente abbiamo, però possiamo quantomeno cercare di individuare dei piani che ci possano permettere di dare occupazione sul nostro territorio, magari attraverso un confronto e una collaborazione anche con i comuni vicini, attraverso la realizzazione di una gestione di servizi intercomunali, con la creazione di cooperative che possono dare delle opportunità di lavoro ai cittadini, coinvolgendo già anche le cooperative che ce lo sanno, sono già presenti sul territorio e che sono delle risorse del nostro territorio. È chiaro che le sfide che ci attendono sono tante in ambito sociale. Oggi abbiamo l'interfaccia dell'ambito, attraverso l'ambito possiamo dettare quei volani di sviluppo a livello sociale per garantire servizi e andare a cavarci dei fondi oltre alle casse comunali. Proprio per questo ho anche seguito la delega dei fondi europei, perché ci credo e sono convinto che attraverso questo strumento possiamo portare delle risorse nuove per i nostri territori. Il prossimo Consiglio Comunale, poi, una volta concertato anche con le relazioni degli assessori, andremo a individuare anche rispetto alle casse comunali, perché noi cercheremo di rispondere con i fatti e non con le promesse e soprattutto con degli obiettivi che possiamo raggiungere senza fare voli mendaci, di entrare finalmente nelle case dei cittadini cercolesi e risolvere i loro problemi, però è necessario che loro ci aiutino, ci confrontano e ci sia un filo diretto quotidianamente. Grazie. Diamo la parola al consigliere Salino. Allora, prima di cominciare vorrei rinnovare gli auguri a tutti i consiglieri, gli assessori, ma soprattutto al sindaco, gli facciamo sentire un buon lavoro. Sono orgoglioso di rappresentare Centro Democratico che per la prima volta è presente in Consiglio Comunale. Sono certo che questo Consiglio Comunale lascerà le discussioni personali per preoccuparsi dei problemi reali della città. I
Sogni accesi non ci appartengono e la metodologia usata nel passato, a nostro avviso, è solo ricordo. Noi non saremo su posizioni di forza, ma il confronto democratico sarà la base della nostra azione politica per la risoluzione dei problemi. È doveroso ricordare che nelle file della maggioranza, per la prima volta della storia di Cercola, abbiamo la presenza di 5 donne, 2 di Centro Democratico, e 8 consiglieri su 10 sono la prima esperienza amministrativa. Centro Democratico, dal canto suo, porrà al centro della sua azione politica due punti fondamentali: fare e trasparenza. La campagna elettorale è ormai finita e adesso è il momento di governare. Sappiamo che è un momento difficile e l'eredità lasciataci non è né più fronte. Molte sono le problematiche che attanagliano questa città, ma sono convinto che questa maggioranza è pronta senza dubbio a questa dura battaglia. La giusta sinergia tra novità ed esperienza sarà la base di questa amministrazione. Si volta pagina quindi sia sotto l'aspetto politico che quello amministrativo, e cercheremo e ripristineremo quel contatto da tempo mancato tra istituzioni e cittadinanza, e noi consiglieri saremo propulsori maggiori di questa azione, riportare al centro della discussione politica il cittadino. Grazie. Io penso che non deve essere così,
cominciamo a camminare, a lavorare. Abbiamo sempre detto che queste, diciamo, queste cose non vanno bene all'amministrazione. Bisogna lavorare in silenzio e fare bene, ok? Io sono per questa cosa. Io faccio parte dell'opposizione, della minoranza, lavorerò, mi batterò, mi opporrò e farò un'opposizione costruttiva, non per presa d'atto o altre cose, non mi appartiene. A me interessa che da questa amministrazione, se c'eravamo noi, dalla nostra amministrazione. Va bene, ci siete voi, noi lo pretendiamo, un'amministrazione corretta, popolare, positiva, va bene, ve ne daremo anche, non ci sono problemi, ma dove ci saranno delle deficienze, non ve lo diremo, con modi pacati, senza andare oltre in oscenità, va bene. Sia femminili che giovani tra i banchi del Consiglio Comunale.
da parte mia, come sono sempre stato, sono successo, io il progetto Cercola rimarrà sempre nell'ambito del centrodestra, perché questa è storicamente, però il sindaco e la maggioranza può sicuramente avere da parte mia un'opposizione seria, costruttiva sui problemi, non ci sarà mai una polemica. Ma anzi, prima di arrivare in consiglio comunale, quando avrò qualcosa, qualche consiglio, qualcosa da dare, nell'interesse della comunità lo farò come l'ho sempre fatto. Il mio motto è lavorare, ecco. Tutto il resto sono cose, sono chiacchiere, per cui mi auguro che veramente questo consiglio comunale sia profondamente costruttivo, mi interessa la gente, mi faccio deboli, l'ho sempre fatto, ecco, quotidianamente l'ho sempre fatto e lo farò. Però per chiarezza, ecco, anche per comprare qualsiasi, io rimango sempre nel sulco del centrodestra, perché questo è il mio ideale politico. Storicamente il progetto Cercola ha sempre percorso questa strada ed è giusto che lo faccia. Però il mio appoggio mio a cose costruttive, questa maggioranza può tranquillamente contare. Grazie. Silenzio tra il pubblico, per piacere. Prego il consigliere Grillo. Silenzio, per piacere, un attimo. Silenzio. Se volete andare a parlare, andate fuori. Prego. Rinnovo gli auguri di buon lavoro a tutti. Qualche appunto. Per la prima volta diversi incarico dei consiglieri, bisogna stare sempre attenti a quello che si dice, poi a quello che si dichiara, perché non mi sta tutto quello che si dice, non si chiama. Ho preso qualche appunto, perché non ho voluto scrivermi qualcosa per l'intervento. Siamo partiti soffi, interventi e sì, del consigliere Salini, poi durante il percorso si è data qualche volta alla cattiva amministrazione che ha preceduto questa nuova maggioranza. Anche per quanto riguarda le questioni programmatiche si basa tutto sul fare il contrario di tutto quello che è stato fatto precedentemente, un attacco di questo. Mi sono levate le casse dello Stato, cioè del Comune, più critica di questa nei confronti di chi c'è stato prima. Quello che mi torna strano è che questa critica arriva in questo momento, non è arrivata in campagna elettorale, soprattutto al ballottaggio. Sono seduto qua, ho trovato difficoltà, devo dire la verità, cercate queste difficoltà, perché per quanto mi riguarda è la prima volta che mi capita di sedermi dal lato dell'opposizione, nel senso che non so qual è l'opposizione, qui vedo tutta una maggioranza. Stando a quello che è successo in campagna elettorale, tra documenti firmati, documenti nascosti, dichiarazioni di amore profondo anche questa sera, vedremo. Noi rappresentiamo, io questa sera, perché il consigliere Condice impegnato, il quale consigliere siamo, noi rappresentiamo il Partito Democratico, che è il primo partito di Cercola, questo non lo dobbiamo dimenticare, siamo una forza responsabile, sappiamo come fare opposizione, sappiamo come consigliare, come essere da stimolo. La storia, mentre la storia oggi ci dice che c'è stata una cattiva amministrazione, ci dice anche che c'è stata un'ottima opposizione costruttiva. Oggi anche la stessa maggioranza si trova a fare i conti e a raccogliere i frutti dell'opposizione del Partito Democratico, che è sempre stata dalla parte dei deboli, dei disagiati, dei dipendenti,
degli operai, dei pensionati, dei disabili. È la storia che comincia, proprio per questo ne approfitto, sindaco, per chiedere un intervento immediato, se possibile, già domani mattina, perché ci risulta che i dipendenti di Navillenium non prendono lo stipendio da 3 mesi. E siccome a Millennium davvero per i comuni dicendo anche che noi facciamo parte del consorzio, e noi come partito di sinistra ci creiamo questo problema, per noi è grave, già i soldi sono quelli che sono, un periodo così disagiato, prossimo alle ferie, ma soprattutto prossimo al nuovo anno scolastico, mentre in difficoltà famiglie che in questo momento dovrebbero iscrivere i propri figli a scuola, ma è un po' particolare, e più in un'amministrazione di sinistra, quale voi vi reputate, penso che l'interesse e l'impegno urgente in intervento in tal senso sia dovuto. Ho fatto un'interrogazione, naturalmente la prima seduta, poi le interrogazioni eventuali, scritto verbale, verranno i prossimi consigli prima di tutto. Le donne, qualche appunto lo devo fare, vero? Sono tante donne. E devo dire la verità, come Partito Democratico, tra parentesi, scusateci se ci permettiamo di pregiarci, il fatto che noi abbiamo creato una lista al 50% donne, al 50% uomini, a prescindere da quello che ci dettava la norma. Ma la giunta non è così. Ci faceva prima riferimento alle donne. Io non vedo donne in giunta, ma non mi riferisco all'assessore. Mi riferisco semplicemente al fatto che è in giunta per coprire una quota che obbliga una norma dello Stato. Le altre donne non ne vedo più. Quindi sento anche su questa idea di una maggioranza di una giunta al femminile. Non vorrei soffermarmi sulla giunta giovane, ma ma non è una questione, è semplicemente per ricordare quello che dicono gli altri, una giunta giovane o qualche, c'è qualche diversamente giovane, solo per puntualizzare. E adesso andiamo nello specifico, giusto un minuto e finito. Quanto ha detto lei sindaco parte dall'idea di una cosa che si conosceva, la storia della precedente amministrazione, la criticità, non sono state sviscerate in questa fede. Capisco che anche qui dal punto di vista normativo c'è tempo per portare un programma, ci avrebbe fatto piacere proprio perché, come diceva Tarino, la campagna elettorale è giusta, che ci fosse fatto un discorso differente, di idee già specifiche, le elezioni sono state ballottate, è stato fatto il 9-10, quindi passato abbondantemente più di un mese, si sarebbe dovuto avere un'idea di interventi specifici anche in questa fase, noi come opposizione siamo stati propositivi, basta fare riferimento all'unica conferenza di Capigruppo, se così la vogliamo identificare, dell'altra sera, anche lì abbiamo portato delle proposte che vanno nella linea del programma che abbiamo presentato alla città in campagna elettorale, che per lunghi tratti sembra, mai come in questo momento, stando anche le finanze di sindaco, molto simile a quello del Partito Democratico. L'unica differenza è che sarebbe venuto qua a chiesa a sapere che era fatto. Perché io ho letto, tra parentesi, che facevo riferimento a anche alla dichiarazione, perché sembra che al contrario, mentre Salvino o anche il capogruppo di Movimento Democratico faceva riferimento alla città e ai cittadini, leggo, poi se c'è smentita non lo so, però leggo, che gli assessorati sono stati dati in base a una spartizione che ha nulla a che vedere con un'idea nuova, e che il sindaco non sarà il sindaco del Centro Democratico, bensì il sindaco della coalizione. E
ero convinto di aver partecipato a un'elezione per il sindaco Cerecò. Quindi stiamo un attimino attenti anche a questo. Poi da questo lato, per quanto ci riguarda, troverete sempre lo stimolo, qualche idea nuova o giovane, quello che è stato lo slogan del sindaco della campagna elettorale di Fico, dalle parole ai fatti. Se non c'è la spartizione per gli assessori, un capicino che chiede mai una è indipendente, e mandiamo qualcosa di concreto, visto che abbiamo Giorgio Presidente, visto che si discute di elezioni del Presidente del Consiglio, noi poniamo la candidatura al Presidente del Consiglio del Partito Democratico sulla linea di quello che è stato il nostro e il vostro percorso elettorale, discontinuità, rinnovamento. Diamo qualcosa di concreto, facciamo vedere che non sono solo parole. Poniamo sul tavolo la candidatura di Giovanni Paudice, giovane, per la prima volta il consiglio comunale, è consigliere comunale del più grosso partito di Cercola, non dell'opposizione, del più grande partito di Cercola. Questo sarebbe un segnale non di distensione, perché noi non abbiamo bisogno di distensione, noi non geniamo una poltrona, perché è normale che se qualcuno non ha nulla da nascondere, il controllo di talune attività amministrative venga fatto dall'unica opposizione che è stata tale anche in campagna elettorale. Ribadisco del Partito Democratico la candidatura al Presidente di Giovanni Paudice. Grazie. Dico che dalla controcorrente che io gli auguri di fare il resto di discepolo, che nonostante il tanto pazzesco che sta in questa sala, sono ancora qui e spero che ci seguano sempre più numerosi durante i consigli comunali, che potranno chiarire quali sono le indicazioni e da parte della maggioranza e da parte della minoranza. I cittadini cercolesi dobbiamo mettere al centro della nostra discussione e fare a loro gli auguri, perché già sono vessati, vessati dal centro. Il nostro regime di tasse è il più alto in Europa. Licenziamenti a iota, non ultimo mi diceva, andando via a Grillo, gli stipendi che non vengono pagati, l'esasperazione della gente, le morti che ci sono, perché ormai ognuno si sente responsabile di una famiglia e quando poi non ce la fa più arriva all'estrema conseguenza. Però io voglio dire una cosa, la campagna elettorale è finita. Non si deve parlare delle cose da fare, bisogna fare un passo avanti, perché se vogliamo continuare a rivestare su quello che è stata la campagna elettorale, non la finiamo più. E queste persone non le ritroveremo più nel prossimo Consiglio Comunale, perché sentiranno la solita tritera che per due mesi hanno sentito. A torto o a ragione, non voglio discutere nel merito, perché ognuno ha le sue ragioni in un modo e in un altro da poter dimostrare quali erano gli obiettivi e perché
si è comportato in un certo modo. Però la campagna elettorale è finita. Facciamo un passo avanti. Cari consiglieri comunali, cari assessori e cari sindaco, un augurio veramente profondo, perché quello che ci attende certamente non è di poco conto, visto il quadro nazionale in cui ci caliamo, è quello in particolare del Comune di Cervo, che viene da mesi di commissariamento e, diciamo, da un bilancio economico che non è tra i più floridi. Il sindaco ieri sera, parlando a T4, diceva che non riusciamo a coprire il 60% di aiuti delle persone meno abbienti. Io spero che questo sia un punto centrale di questa amministrazione. Noi ce ne faremo garanti, perché crediamo che si debba aggiungere al 100%. Non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Tutti hanno il diritto alla casa, alla vita e alle esigenze di tipo personale. Non vi voglio tediare, ma vorrei solo, e concludo, fare una preghiera, essendo stato già in passato consigliere comunale per un periodo di tempo assente e poi è entrato. Guardatemi, tutti i consigli comunali che ho assistito, in verità c'era qualcosa che non andava, nel senso che non si parla di politica, non esiste un traditorio tra un consigliere e un altro. Questo è il centro di elaborazione di tutti i progetti per far sì che i cittadini vengano messi al centro della discussione politica e vengano messi al primo posto. Noi siamo degli operatori. A me non interessa se quello ha la macchina più grande o magari va tre volte al ristorante. È chiaro, perché queste cose appartengono a un retaggio culturale che non mi appartengono, come Sinistra Ecologia e Libertà. Io guardo al bisogno comune. Certo che dovremmo fare anche delle scelte popolari, perché quando la coperta è stretta, se la tiri da un lato, dall'altro la scopre. Per cui con oculatezza tenteremo di usare come stella polare quello che è la cosa che mi hanno insegnato. Amministriamo come una famiglia, guardiamoci bene nelle tasche quello che abbiamo e spendiamo quei soldi mirati in modo tale da fare un programma dettagliato che praticamente possa iniziare dalle fasce più deboli per iniziare a dare fiducia a gente. Le persone si stanno uccidendo e penso che questo sia il primo obiettivo a cui noi siamo chiamati: ridare fiducia nelle istituzioni, ma non in termini di politica come la campagna elettorale. Mo si deve parlare di fatti. Vi ringrazio. Soltanto un appunto, perché sono stato chiamato in causa ancora riguardo alla mia indipendenza. È vero che ci sono stati dei confronti, vediamo confronti, ma così come avvengono in ogni parte politica all'interno dell'MD. È pur vero che però dello stesso gruppo dell'MD mi è stata data la possibilità di ricoprire un incarico in giunta. Come sono fatto io posso dire soltanto una cosa, che a me non serve essere chiamato assessore. Per me fare l'assessore lo si deve fare con intenzione e con tempo, cose che in questo momento della mia vita non posso sicuramente fare. Ritengo inoltre che la carica di consigliere sia più in questo momento della mia vita adatta al ruolo che ricopro e soprattutto attraverso questo mandato.